Salve, ieri sono andato al mercatino e ho preso questo stereo della Schneider e l'ho visto, l'ho preso a 6 euro, l'ho preso, l'ho provato, visto che le cassette funzionavano, ma il CD proprio non, cioè, è totalmente morto. Cioè non gira, però qua mi dà caricamento e poi mi dice no CD. E niente, la radio funziona, tutto funziona. Una cosa strana che ho notato erano le casse. Che stamattina ho preso una torcia, l'ho visto, e hanno un woofer parecchio. Un woofer proproio che ho visto, proprio inaspettato proprio. Adesso se non ho una torcia dietro. Comunque è veramente, cioè, non sono quelle solite cacatine lì che si trovano da 4 pollici, queste sono da 5 pollici, ovvero 13 centimetri. O 5 e mezzo mi sembra. Comunque sono anche fatti parecchio bene. Hanno anche un tweeter, sono a due vie piccolo. E ho visto che il dietro e avanti non andavano per il problema di cinghia. Adesso se lo accendiamo, funziona. Cassetta, diciamo, l'accordo qui ha un super bass, ma l'accordo, cioè, non è, aspettate, cioè, fate conto che entra proprio niente dentro, quindi sarebbe solamente un buco. Vabbè, ho pagato 6 euro, cosa voglio di più? Insomma. Ok. Vediamo un po' da dietro. Speaker system 6 ohm, potenza RMS 5 watt, potenza massima 8 watt. Qui dietro, qua si è perso un affare e si possono vedere i cavi dell'alimentazione. Le casse sono. Poi qui ha bit AB, cavo della corrente, e qua è vuoto. E qua è lo stesso cosa. Poi qua hanno il blocca cassa. Ovviamente dentro non c'è fonoassorbente, niente. Ci sarà solamente un piccolo condensatore per il tweet, per il tweeter. Una cosa che ho notato dentro era che c'era scritto sul motorino 28 giugno, 28 luglio 1998. Quindi questo qui è fine anni 90, ha un anno in più di me. Una cosa che mi è sembrato strano è che non abbiano scritto due vie. Perché il Twitter è vero, si sente infatti, non è quei Twitter a disco lì stupidi, è proprio un Twitter vero e proprio. E mi sembra strano. Anche la radio funziona. Vabbè, oggi in radio non c'è più niente. Allora, vi faccio vedere un
una prova di un CD. Adesso aspettate un momento che lo prendo. Praticamente non gira neanche. Aspettate, un CD proprio giusto per, ecco, vedete? È messo dalla scritta dritta. Mettiamo CD. Ah, spento. Come vedete? Lampeggia ND, ND, no disc. Infatti, se noi andiamo ad aprire, ci ritroviamo il disco che non ha neanche girato. Il motorino, cioè, non è fermo, non è neanche bloccato perché gira. Gli ho spruzzato anche un po' di spray e non fa una grinza. Non fa una grinta. E non fa proprio niente, insomma. Gli ho anche pulito il laser. Proprio zero. Peccato. Qua è tutto quanto impolverato. È un po' da pulire. L'ho pulito solamente esternamente, poi lo pulirò anche dentro. Niente. Grazie per la visione. Ciao a tutti.